L'atelier di Lella Pepe diventa anche Accademia dell'Arte, è proprio così? Sì, io avevo un sogno nel cassetto, quello di non essere solo parrucchiera e fare i capelli, ma fare tante altre cose, cioè mischiare i mestieri. Prima ho iniziato a dipingere e dopo ho iniziato a sperimentare altre forme d'arte che sono sempre espressione di quello che abbiamo vissuto dentro, cioè il nostro vissuto che viene fuori. Io non mi aspettavo di fare cose che poi ho fatto tranquillamente senza nessuna difficoltà. L'artista Lella Pepe ha iniziato un viaggio che in grandi città come Berlino stanno già facendo. Portare l'arte in mezzo alla gente. Beh, chi mi conosce sa che non sono una che cammina nelle righe, sono sempre fuori dalle righe. Vuol dire che io non penso cosa può andare bene, cosa può piacere, cosa non può piacere. Io faccio esattamente quello che ho nel cuore e esprimo quello che mi va di fare. Io quando ho iniziato 30 anni fa facevo già le sfilate e invitavo clienti. Ho fatto un percorso intenso, ho viaggiato in tutto il mondo, però a me piace stare a Arezzo e mi piace fare belle cose a Arezzo. Ora ho il posto giusto per fare queste cose. Ed è molto divertente perché è un modo per brindare, un modo per fare le feste, trovarsi, fare qualcosa di diverso dai capelli che li faccio già tutti i giorni. Questa iniziativa sicuramente la emoziona ed è per questo che ha voluto realizzare acconciature e trucchi che rappresentano le opere d'arte dell'artista. E ogni cosa bella è ispirazione per fare altre cose belle. Io questa sera ho fatto un omaggio all'artista che è Maria Pia Mancini e ho fatto delle piccole acconciature, diciamo, ma era l'espressione che avevo per dare risalto a queste opere che sono importanti. Quando la mostra finirà e la mattina lei entrerà nella sua accademia, le mancheranno queste opere? Sì, mi mancheranno molto, perché io la mattina arrivavo qui ed era un sollievo vedere questi colori, queste belle cose da guardare. E comunque noi tutti i mesi avremo artisti nuovi e sono sicura che ogni artista mi lascerà un po' di sé. È stato percorso un altro dei viaggi che un artista di solito compie nella sua vita. Sì, diciamo che qui da Lella è stato un bel viaggio perché Lella ha offerto una possibilità e ha dato un'apertura insolita in Arezzo e gli rendo davvero un grande omaggio. Con questa mostra si può aprire una finestra diversa da quella che è stata fino ad oggi l'arte in questa città. Sì, sono proprio convinta di questo e credo che la Lella proprio questo abbia messo in moto e c'è bisogno di una finestra. In questo panorama così sconsolante dobbiamo averla una finestra. È vero che i colori rappresentano una parte fondamentale della sua vita e ricordano anche un suo percorso passato come docente? Quindi ci sono cresciuta nel colore, ma poi ho scelto i tre colori perché sono le tre stazioni della mia vita, questi tre colori, il rosso, il nero e il bianco. Queste opere hanno avuto un grande successo a Berlino
E Lella Pepe ha voluto omaggiarla nella sua città? Sì, è un modo di crescere, è un arricchimento, è una contaminazione che serve proprio per crescere, per aprire gli orizzonti, per comprendere gli altri. Quindi il viaggio che si percorre in questa vita è l'idea della conoscenza che si allarga anche agli altri, anche a mondi che incontriamo anche stando fermi nel luogo dove viviamo. Dopo tanti anni vissuti in mezzo all'arte, quanto la emoziona vivere la sensazione di essere donna e soprattutto donna artista? Sì, io sono stata nella mia vita tanto in mezzo alle donne e mi piace ancora adesso e lo trovo un gioco molto divertente stare con le donne, mi piace moltissimo perché esce fuori il meglio. Da lungo tempo, ma anche per avermi aperto uno spiraglio in Arezzo. Ringrazio tutte le ragazze che hanno collaborato a questo progetto ed è stata una bellissima festa tutti insieme. Grazie. Bravo. Bravo.